di Unplugged, benvenuti in questa puntata speciale in cui sperimentiamo e proviamo giochi. Una cosa che comincia a piacerci con GDR Unplugged è una cosa che continueremo a fare. Ormai dovreste saperlo, GDR Unplugged è il vostro momento, visto che Anna mi ha detto di trovare un nuovo modo di descriverlo, di giochi di ruolo in cui parliamo e vi mostriamo come sono i giochi di ruolo e di narrazione. Qui con me, in questo posto speciale che vi dirò tra poco, qui come Marco ci sono Anna e Daniele, e la ospite speciale direttamente dai nostri concorrenti agguerritissimi di Giù lo Schermo. Mi faccio male da solo. Di la verità, a te piace tantissimo venire qua e fare le sforcellinate con noi. Tantissimo. Vorremmo anche noi, abbiamo già mandato Lidia che si è divertita tantissimo con le vostre tre belle. Esatto, cioè abbiamo fatto gli scambi culturali, detti così. Vabbè, insomma, collaboriamo, ragazzi, collaboriamo. E arriviamo, giusto questo, al punto del dove siamo. Noi siamo qui, ci troviamo qui, in quel di Cremona, a Laser Game. Laser Tag, Laser Game di San Felice, sì, se non sbaglio. Località San Felice Cremona. Perfetto, che ci hanno ospitati in questa giornata per trovarci e giocare. Loro vogliono cominciare a fare diffusione del buon gioco, gioco intelligente, promuovono in quelli di Cremona, quindi perché non venire anche noi a giocare bene e a promuovere questo posto per chi guarderà questo filmato o per chi, col passaparola, magari verrà qui per provare dei bei giochi interessanti. Ma io ho una domanda, ma se ne facciamo un gioco intelligente, il gioco è stupido. Queste sono quelle famose domande che non vengono mai poste, ma chi ci ascolta sa già la risposta. Ah, ok, va bene. Vedi? Perché noi abbiamo un pubblico di una certa caratura, un pubblico che certe domande se le fa, guarda GDR Unplugged e si risponde da solo. E guarda anche Giù lo Schermo. Bravissimo! I due fratellini GDR Unplugged, sì. E Giù lo Schermo. Infatti, tra l'altro, a certe volte mi domando perché non facciamo una cosa unica e della gente me l'ha chiesto, ma io rispondo sempre: se facessimo insieme varremmo per uno e mezzo. Facendo separati valiamo per due, se no anche tre. Perché, ah, sì, perché ci diamo da fare per dare sempre di più, per completare gli spazi che l'altro lascia libero. Perché ci guardiamo l'un con l'altro e diciamo: aspetta, loro hanno avuto una buona idea, facciamolo anche noi. Se noi collaborassimo, è vero che lavoreremmo in sinergia, ma secondo me avremmo meno spinta a fare sempre di meglio. Ma secondo me già lavoriamo in sinergia. Vedi? Voi non sapete, ma lavoriamo in sinergia dietro quella porta che c'è dietro di me e non vi dico come. Esatto. Bene, allora, cosa siamo venuti a giocare oggi, Daniele? Ma devo spiegare. Certo, come nostro ospite, anche perché il gioco non è mio, non è di Anna, ma è mio! Allora, faccio un po' di storia, no? Allora, l'importante è che non mi fai il pippone come certe persone che conosco. Sono un pippone bellissimo, no? Allora, semplicemente cosa è successo? Che io a settembre mi stavo per cazzi nel computer e io seguo questo blog di letteratura tolkieniana che è Tolkien's Perspective. Una prospettiva di un tolkienista. Ok. È tenuto da questo inglese, fa degli articoli molto interessanti su film, libri, racconti, nuove pubblicazioni. Una domanda, è una cosa che può consultare chiunque perché comunque è interessante o è una cosa molto di settore? No, sono articoli divulgativi. Ah, quindi andate per la cosa che dovete sapere l'inglese, perché lui è in britannico, è inglese, quindi scrive in inglese. È come tutti gli inglesi che sono spocchiosi, non scrivono in italiano. Sì, ma cioè se fossi inglese anche io scriverei in italiano, però... L'italiano, la lingua di Dante amata, la lingua di Romeo e Giulietta. Esatto. Come esatto? La scritta Shakespeare non è la lingua di Romeo e Giulietta. È la lingua di Romeo e Giulietta. Perché la lingua di Romeo è una trappola. Loro avevano parlato in veronese, che è una lingua italiana bellissima. Ma il veronese. Esatto, il veronese. Allora, comunque scherzi a parte, allora io lessi, e in particolare era un articolo che parlava dell'Offermod, che sarebbe il corrispondente nella letteratura nordica. Ciao. Eccolo qua, arriva giusto il padrone di casa, ciao. Ciao, avete bisogno di qualcosa? Yeah. Allora, io 500.000 euro. Sì, anche dopo. Ok, appena li hai con comodo. Sì, sì, sì. In realtà, no, tu hai una? No, posso quello. Oh, perfetto. Va bene? Ciao, grazie. Come dicevamo, il padrone di casa che ci ospita oggi, gentilissimo, tra l'altro è venuto anche a chiedere se avevamo bisogno di qualcosa. Se sentite delle grida, è lo scannatoio qui dietro con i bambini che giocano al Laser Game.
Esatto. Diceva appunto che era un articolo sulla Offermod, che è la, il corrispondente nordico della Libris classica, la tracotanza. Io amo quando pausi questi termini e ti scoprirai tantissimo. Sì, di fatto con le opportune differenze incarna quel concetto comunque. E allora io da anni avevo in mente due cose, cioè uno era fare un gioco che usasse le rune. Ok. Vabbè, la fine. Esatto. Quella, però, tre cose. Cioè, quella ancora, ce l'ho ancora proprio presente. No, ma fare un gioco su... Ma sì, lo faremo però. Ok. E l'altra cosa era fare un gioco che mi portasse avanti l'immagine di un impiccato, così come Odino nel mito nel quale scopre le rune, una persona normale che impiccata anche lui a un frassino e in qualche modo rivive il suo passato. E mi sono messo in 2 o 3 giorni che ho ispirato la sera e ho scritto una bozza. Di fatto non riuscivo a trovare il finale, diciamo, poi come lo finisco questo gioco. E ne ho parlato a 2 miei amici, che sono Stefano Burchi e Antonio Amato, e lì mi hanno dato l'illuminazione, mentre gliene parlavo di botto in chat, gli ho scritto come doveva essere il finale. Oh. È rimasto lì, non scritto, avevo dei buchi, ma erano mi ha detto che mi volevano venire a trovare, io ho proposto di provare il mio gioco, e mi ha dato un po' lo spunto per finire di scriverlo. Mi inserisco giusto un attimo per dire che Stefano, se lo volete, lo trovate nella puntata di Slay With Me, quella speciale estiva che abbiamo registrato, e volevo dire che di solito il problema dei creatori è proprio quello di avere la pressione e lo stimolo per finire le cose. Sì, io lo so benissimo perché ho scritto un sacco di roba, ma non è finita neanche una. Aspetta, qualcosa di finito però c'è, lo trovano sul tuo blog se non sbaglio. Sì, il mio blog, che ha un nome impronunciabile perché è un gioco di parole, è Geeko on the Wall. Ok. Punto EU come Europa, la parte di... Lo metteremo magari tra le note del video e dell'audio del podcast in modo che possiate trovarlo. Giusto per precisare, il mio gioco si chiama The Hangman Saga, cioè la saga dell'impiccato. Un titolo di lavoro che però per il momento lascerò così, poi alla fine si sa, tutte le volte si lascia sempre quel titolo. No, aspetta, ci sono dei casi che invece hanno bisogno, perché conosco dei tipo cos'era, Licantropo, i giochi di Simone e i giochi di Matteo Suppo, che per favore no, hanno bisogno di Bellula Libellula, bellissimo titolo, però magari commercialmente ho... A proposito di commercialmente, scusate una parentesi, che tra l'altro tu eri in lavorazione con Antonio, che se lo cercate trovate anche il suo blog, la riserva dei mammut, se non sbaglio. Sì, mammut RPG, l'indirizzo è lariservadeimammut.wordpress.com. Il gioco sulla saga, sul mondo di Tolkien, del Signore degli Anelli, eccetera, eccetera, che aveva un nome impronunciabile. Allora, c'è ancora? Sì, allora il progetto è ancora in corso. Ci troviamo tendenzialmente tutte le domeniche sera e continuiamo a scriverlo. Nelle ultime settimane non ci siamo trovati per ragioni accademiche, cioè proprio noi stavamo scrivendo la tesi. Stavi scrivendo la tesi? Antonio. E quindi lo sapevamo che in queste ultime settimane dopo Lucca non avremmo potuto incontrarci. Dai, pronuncia il nome se hai coraggio. Il nome in realtà è semplicissimo ed è Tirnath Nelanun, che in Elfico Sindarin vuol dire guardiani della stella d'occidente. Sappi che ti ho fatto pronunciare così ho la registrazione e posso studiare. Ma se tu me lo chiedevi, se tu me l'avessi chiesto, te l'avrei mandato. Come fai l'audio? Come hai fatto per la pronuncia su Saga Sprezzante? Esatto. In realtà è particolare quel gioco, dico solo 2 parole, perché giochiamo durante lo sfaldamento del regno di Arnor in 3 regni. Quando combattono contro il regno di Angmar, il re Stregone. Che per chi ha visto solo i film del Signore degli Anelli, come si svolge temporalmente? Temporalmente è da 1000 anni prima a 1600 anni prima. Ok. Cioè da 1600 a 1000 anni prima, perché si svolge in una... Le nostre storie possono essere ambientate in un lasso di tempo di 600 anni, penso un po'. Okay, però sono slegate quindi dalla saga del Signore degli Anelli. Assolutamente. Puoi giocare soltanto l'uomo, il Numenoreano del Regno di Arnor. Ok.
una cosa per chi ci ascolta: se volete un playtest di questo gioco basato sulla saga di Tolkien, sul mondo di Tolkien, ditecelo, che penso che Daniele sarà ben lieto, o Antonio saranno ben lieti, di farcelo vedere anche in playtest, in modo da incoraggiarli a portarlo avanti. Certo. Molto volentieri. Torniamo a questo tavolo, esatto. Torniamo allora giù a bomba per la saga dell'impiccato. Esatto. Allora, fondamentalmente volete che legga la parte sull'ambientazione? Sì, ma devi farlo con un certo tono. Se volete vado, cioè, mi faccio una sega così di testosterone. Ma scusa, sono cade, cioè. In teoria dicono che avete una prestazione. Ma ci computa uno. Ah, quindi mi arrivo fino all'ultimo e poi. Vabbè, cioè. Prendo un lacino statico, torno qui e via. Va bene. No, allora, pure. Allora, il tuo mondo. Perché il tuo mondo? Perché poi dopo viene la tua storia. Vabbè, comunque. Questi giochetti da. Allora, innanzitutto il manuale si rivolge sempre all'impiccato. Ok. L'impiccato è il protagonista della storia, che nella nostra storia giocherà Anna. Durante il gioco, a un certo punto, si decide chi fa chi. Okay. Noi abbiamo già deciso per non cambiarci di posto, se no con i microfoni. Esatto. Facciamo impazzire il povero Marco. Abbiamo deciso che Anna giocherà l'impiccato, io giocherò la tracotanza, Marco il valore, dopo vi spieghiamo va bene. Sono i tre ruoli del gioco. Esatto. Un gioco per tre giocatori. È un gioco per tre giocatori. Io ho una fissa con due cose. I giochi. Per tre giocatori, per due giocatori, per un giocatore e i giochi che usano componentistica strana, per esempio le rune. Sì, questa cosa, ti giuro, mi devo lamentare in diretta, mi devo lamentare mentre registriamo. Io ho una scatola di domino che ho comprato apposta per giocare l'altro tuo gioco. Sì, ma ti dico di più, sto sviluppando contemporaneamente anche quello. Pensavo mi dicessi che nel frattempo stai sviluppando la tua arte di incidere il legno per vendere rune quando pubblicherai questo gioco. Guarda, se non credo che sia economicamente sostenibile, però se si potesse fare lo farei subito. Va bene. Ok. Tipo, vabbè, non voglio entrare nel... No, proseguiamo. Okay. Allora, fondamentalmente tutto il manuale, che è una bozza, è un playtest, però allora lo lascio. Oh, quindi avremo la versione 0.1. Sì, ma poi gliela firmo, ci faccio un bacio, quando mi resta rossetto. Esatto, perfetto. Si rivolge sempre all'impiccato. Il tuo mondo si chiama Midgard ed è un mondo tetro fatto di monti innevati, fiordi impenetrabili e alberi sempre verdi dalle cime aguzze. La gente di qui vive in piccoli villaggi e in fattorie sparse, e si sostenta di quel poco che la terra e un magro allevamento riescono a dargli. Durante gli inverni più rigidi, la gente rischia di morire o per il freddo o per la nebbia, ed ecco perché, diverse generazioni fa, il tuo popolo, una stirpe dura e fiera, ha cominciato ad andare vichingo e a compiere razzie a danno di quelli vicini. Tra di voi ci sono uomini che possiedono tante terre e proprietà, e che possono vantare di avere al loro servizio diversi guerrieri disposti a morire per loro e per il proprio onore. Questi sono mossi dall'amicizia o dalla lealtà, e talvolta anche dal vile denaro. Tutti venerano gli dèi, figure antropomorfe che dimorano non qui, ma ad Asgard, il mondo superno. Essi sono creature meschine e crudeli, ma dal potere immenso. È raro, ma non impossibile, che intervengano in favore dei mortali, ma per lo più il loro diletto è giocare con essi come fa il gatto col topo. Maledetti dei. Di fatto è un'ambientazione fantasy ispirata a quelle delle saghe nordiche, ma più cupa, è un dark fantasy. Ok. Perfetto. Impiccato. Non ci è ancora dato di sapere quale sia stata la tua storia, ma ora come ora prendi appeso un albero di fossino, il tuo collo strozzato da un cappio, la dea El pronta ad accoglierti nel suo abbraccio mortale. Lo scopo di questo gioco è capire chi sei, come sei finito impiccato e qual è stata la tua storia. Per giocare servono appunto tre giocatori, okay, ci siamo. Dei fogli di carta, abbiamo preso quelli che mi avevano usato per segnare il numero di telefono.
Credo che i post-it siano scomodi perché tenderebbero a incollarsi tra di loro. Ah, ok, solo per quello. Sì, anche se poi vanno piegati, però rischi che poi dopo si incollino tra di loro, è fastidioso. Però per dirti, puoi prendere un foglio a 4, strapparlo in diversi pezzi, va bene. Assolutamente, assolutamente. Li ho presi perché volevo farvi fare la figura. Ma come se fossimo delle persone serie. Esatto. Serve un sacchetto con dentro 25 rune che potete comprare comodamente su internet oppure nel vostro tabaccaio di fiducia, che si fa di acido perché le rune non si vengono nessuno in Italia. Sostanete il vostro tabaccaio di fiducia che si fa le rune. Ma la cosa importante è che queste rune possano cadere sul fianco, così o così. Quindi devono avere un bordo abbastanza largo. Se avete quelle di ametista che piacciono tanto ad Anna, non possono cadere sul lato, non va bene, mi dispiace. Notavo solo ora che è possibile prendere tante gommine come queste, incidere la runa da una parte e usarle. Allora, queste io le ho pagate 13 euro, se lo fai con le gomme mi sa che spendi il doppio. Merda. Anche di più, sono 25 gomme, sai quanto le pago? Rubate 25 gomme. Se no vai dare dei cinesi che loro costano pochissimo, te le regalano, però poi lo cancellano, però... Ma si consumano anche le dita perché probabilmente sono radioattive. Sì. Quello è bello, così quando le prendi. I foglietti di carta che corrono sono 24, c'è una ragione perché sono uno e meno delle rune. E poi serve una ciotola sufficientemente grande da tenere tutti i foglietti piegati in 4. Okay. Ovviamente ci sono anche delle schede che, come tutti gli appassionati di Dungeons and Dragons sanno, hanno sopra tantissime abilità. Questa è la mia scheda. Aspetta, non le trovo le tantissime abilità. Fondamentalmente sono schede che non hanno valori numerici, okay. A parte quella dell'impiccato, che in realtà non ha valori numerici, ma è un promemoria. Lo capirete dopo quando giocheremo, che cosa serve quel promemoria. L'ho fatto di fretta perché devo fare una ferie di gioco. Ma è tranquillo, non c'è problema. Ovviamente in realtà non servono veramente queste robe, bastano anche dei fogli di carta dove vuoi scrivere. Ma è così, è più figo. Cioè, notavo che il carattere hai scelto con cura, a chi l'hai rubato? Allora, il di capo è Northumbria, è un carattere che è utilizzabile gratuitamente per scopi personali. Ah, ok. Ma, cioè, non lo puoi venderci. Se pubblicherai il gioco un giorno dovrai cambiarlo. Oppure semplicemente io pago. Anche. Questo lo metti da 10 euro. Ma no, neanche tanto. E allora? Allora, fondamentalmente, in questa storia, come vi dicevo, ci sono tre ruoli. Sì. I ruoli sono l'impiccato, che giocherà Anna, la tracotanza, che giocherò io, e la virtù, che giocherò. Scusa, allora, però all'inizio ho scritto virtù. Lo so, l'ho visto, io ci avevo passato sopra perché ho detto, ci passerà sopra anche lui. No, allora, è importante perché mi sembra le cose da proteggere. Però poi dopo questo te lo lascio, quindi... Tra l'altro avevi scritto virtù anche per quella cosa che ci avevi accennato sopra volendo giocare il gioco in campagna tra virgolette. No, cioè... allora diciamo che la terminologia di gioco, essendo questa una bozza di quelle test, non è ancora cristallizzata. Inizialmente questi sono temi, non posso chiamarli valori o virtù perché valore o virtù potrebbero essere un tema. Ok, sì. Di base i temi. Mentre non ha senso che un tema si chiami tema, perché è troppo meta. Ci faresti una roba tipo letteratura postmoderna, che a me piacerebbe tantissimo, però non è questo il genere. Scherzi a parte, sono temi. Comincio a dubitare se tu nella tua scala di valori venga prima letteratura postmoderna o la figa. Guarda, cioè, oggettivamente per me la figa non esiste, però la letteratura postmoderna... quella... Cioè, oggettivamente, davanti a un bel libro di uno strutturalista francese... Con rilegato, sì. Cucito, con la copertina rigida... Esatto, anche la figa la copertina rigida. Allora, tu moderami, Anna. Ha la copertina morbida, comunque, no? Beh, c'è qualcos'altro... Vabbè! Allora, io sono così sempre, vero? Potete... Sì, sì. Sì, sì, genuino... Cioè, infatti la versione che c'è su Giulio Stermo! Cioè, la versione che c'è su Giulio Stermo è falsata, è vero? È tantissima. Sì, ma perché in realtà poi dopo magari si muore una persona seria, gli dà fastidio sulle battute su Trump... È vero! Si riprende sempre sulle battute di politica! Si vuole, cioè così, invece io dico le robe di sguardo, vabbè. a dispetto del fatto che io sia un pirla, in realtà il gioco è serio, cioè...
Ma se ci fosse Trump, giocherebbe il ballo o la tracotanza? Tracotanza. Secondo me bisognerebbe introdurre un nuovo tema, a coglionaggine. Però chi l'ho votato dovrebbe, vabbè, comunque. Ricordi che è la maggioranza, in una guerra tra quelli che hanno votato... Non è la maggioranza. Ah no, è vero, non ha preso la maggioranza. Sono 60 milioni di elettori. Ma in Italia forse prenderebbe la maggioranza. Allora, di fatto qual è la differenza? In questo gioco noi daremo voce a Anna all'impiccato, al protagonista. Il suo compito sarà quello di essere nella sua testa, di dire cosa fa, cosa prova e cosa dice. Scusa, stai parlando, perché io vedo qua scritto del predominio? In parte sì. Sì. Cioè? Allora, fondamentalmente ci sono dei concetti di gioco che vanno spiegati. Questi sono mutuati da Sporchi Segreti, cioè di fatto l'ispirazione per queste regole viene da lì. È un gioco di Seth Benezra del 2007, pubblicato in italiano nell'artigo del 2009. Sono quello della bibliografia, io. Il maestrino. Sì, stavo pensando, allora, fin adesso sei bravo, se vuoi essere figo assoluto dovresti anche citare il link a cui trovarlo in diretta. Ragazzi, andate su www.narrativa.it, nei giochi c'è Sporchi Segreti. Non sai proprio dovresti anche, tipo qua, dove... Slash giochi. Non lo sai, slash, come queste cose qua. Vabbè. Dai, scherzo, andiamo oltre, lì ti prendi in giro in questa maniera. Allora... Cerchiamo di non far addormentare la gente da sì. Allora, il predominio che cazzo è? Il predominio è fondamentalmente è la tua autorità su un elemento della storia. Ok. È un'autorità assoluta ed esclusiva. Ecco, assoluta ed esclusiva. Ok. Cosa vuol dire? In poche parole, tu stai dicendo agli altri quella, a quel pezzo lì della storia, a quella persona, a quel luogo, a quella cosa, ci penso io, al tempo stesso gli stai dicendo, mi interessa, la voglio vedere nella storia e mi occupo io di far sì che abbia la luce che vorrei che avesse. Ok, nella pratica noi partiamo con l'impiccato che ha il predominio su se stesso praticamente. Sì, l'impiccato può avere solo il predominio su se stesso e tutt'al più sul finale. Ok, mentre noi due non abbiamo predominio su niente all'inizio, ma prendiamo il predominio sulle cose che hai appena detto tu. Allora, quello che hai detto è quasi del tutto corretto. In realtà abbiamo già il predominio su qualcosa. Su cosa? Hai tu il predominio sul valore, io sulla tracotanza. Perfetto. Cioè, in poche parole, tutte le volte che emergeranno queste cose in gioco, siamo noi che dovremmo assicurarci che il valore e la tracotanza risplendano come noi vorremmo. Attimo solo, per quelli da casa che non sanno cosa siano valore e tracotanza, quelli da casa, non che io non lo sappia, allora, perché potrei stare il valore e la tracotanza semplicemente sono due temi di base del gioco, cioè l'eroe ha vissuto la sua saga e noi lo vediamo nel momento della sua morte o presunta morte, quando è impiccato un albero di frassino. Ok. Ma lui è come un uomo trainato in due direzioni diverse da due cavalli. Okay. Questi cavalli sono i temi fondanti della sua cultura e nel caso del valore incarnano tutto ciò che un vero eroe dovrebbe essere. Secondo chi? Secondo Marco. Ok. La tracotanza. La tracotanza invece è ciò che va oltre, è la sua superbia, il suo far di più, il suo essere esagerato, il suo osare, il suo sfidare gli dèi, il suo essere anche superumano. Quindi quando tu spieghi troppo io dico calma, stai tracotando. No, nel senso, io di base nella mia figaggine assoluta sto già tracotando. Quando se comincia a colare fuori dallo schermo una sostanza biancastra, stiamo tracotando. Che non è panna. Non è neanche spunto. Panna fa prima colare, vabbè. No. A me quando andavo all'elementare c'era Anna tutta panna. Tutta panna. Ma si arrabbiano da solo, arrabbiano da morire. Tutti, quante volte te l'hanno detto? Ma qui non siamo all'elementare. Grazie al cielo. Quindi, anche se sembra.
Anche se sei già contento. Cioè, con me siamo all'asilo nido, no? Elementare. Allora, l'altro concetto importante è l'opposizione. Oh, allora, di fatto, noi non siamo in competizione tra noi, non veramente. Però abbiamo dei doveri. Il tuo dovere è quello di giocare l'impiccato, dandogli voce e trattandolo come se fosse una vera persona, un protagonista della storia. Il tuo dovere è quello di ritrarre il mondo, in particolare sotto la luce del valore. Il mio dovere è quello di ritrarre il mondo, in particolare sotto la luce della tattanza. Okay. Ma in realtà stiamo collaborando nel giocare una saga. Abbiamo tutti la facoltà di introdurre cose che ad altri non potrebbero non andare bene. Poiché in questo gioco non esiste una figura come quella di un GM, okay, un Game Master. Allora c'è questa regola che è l'opposizione. E funziona così. Se qualcuno di noi dice qualcosa che a un altro non sta bene, perché rompe l'estetica del gioco, non gli piace, stona, è un pugno nell'occhio, okay, qualcuno degli altri, si trova che stoni, dovrebbe dire: mi oppongo. Mi oppongo a questa cosa per questa ragione. Devi sempre dire cosa ti stai opponendo e perché ti stai opponendo. Devi spiegare le tue ragioni. Okay. A quel punto, il terzo giocatore, quello che non ha narrato originariamente il pezzo di storia, e quello che non si è opposto, ha l'ultima parola. Quindi l'unico giocatore che è rimasto fuori dalla contesa può dire: accolgo l'opposizione oppure la respingo. Se la accoglie, allora il giocatore che originariamente ha detto la cosa che non andava bene la deve cambiare. Okay. Se la respinge, allora no, quella cosa va bene così. Ok, dicevi che nei predomini invece non ci può essere contesa. Se di fatto io ho un predominio sulla pioggia, cioè, e tu dici: a un certo punto comincia a piovere sangue, io posso dire: mi sta bene, e allora piove sangue. Oppure posso dire: no, mi dispiace, ma la pioggia non è come la stavo intendendo io, mi oppongo. Siccome mi sto ponendo sul mio predominio, passo automaticamente. Non c'è bisogno che il terzo giocatore... È un veto. Ok. Cioè, basta, la cambiamo. Non piove sangue. Adesso, Anna, appoggia la mano sulle spalle di Daniele, per favore, e andiamo a spiegare lo sconfinamento a Michele. Perché in molti giochi, soprattutto giochi che sono usciti negli ultimi anni, a differenza di D&D eccetera eccetera, c'è questo cazzo di sconfinamento amichevole. Cioè, io posso andare a dire una cosa che ti riguarda, tipo sul tuo personaggio, mentre sto descrivendo una cosa? Allora sì, allora a differenza di altri giochi in cui magari il GM poteva dire cosa pensava del tuo personaggio, esatto, e tu dicesti: cazzo, è più uno stupro che uno sconfinamento amichevole. Uno qui siamo incoraggiati a farlo talvolta, soprattutto se secondo noi ci sta tanto nella storia. A quel punto questa cosa si chiama sconfinamento amichevole. Cioè, tanto per intenderci, se appare un cervo che sanguina dagli occhi, io dico ad Anna: e tu ne hai paura. Io teoricamente non ho il predominio su Anna, perché il predominio sull'impiccato, cioè sull'impiccato, ce l'ho Anna, non io. Esatto. Eppure sto dicendo una cosa che a rigor di logica avrebbe dovuto dire Anna, esatto, al massimo. A quel punto, questo si chiama sconfinamento amichevole, ossia vuol dire che non è che non posso farlo. Fallo se te la senti, se ci provaci, ma ricordati che Anna, avendo il predominio, ti può dire no. Vedi, è per quello l'esempio che stavo facendo prima. Rimetti la mano sulla spalla, ma ricordati che Daniele può dirti no, e no è no, va bene? Quindi tu puoi provarci, ma Daniele, da uomo casto e puro, può dirti no. La diversità è sacra. La storia è di tutti. La tua virginità è di tutti. La tua virginità è di tutti. Se la volete, potete scrivere. Non in privato, scriveteci a Daniele per avere la virginità di Daniele. Ok. Mi sa che sei di fregatura questa cosa. No, quella con Lidia funziona. Cioè, anche lei dice: se volete conoscere amicizie, ah, vedete, giuro.
E io a questo punto ho una domanda da fare, ma anche Lidia mettete la sua verginità sul piatto? No, perché Lidia è possibile che ci dia con un mattarello in testa e ci faccia del male. Ah, quindi a me usate fare cose che a Lidia... È uno sconfinamento amichevole. Perfetto. Allora, fondamentalmente, perché questa regola? Perché a volte noi ci occorrono dei giocatori che ci mettono la pulce nell'orecchio, facciano qualcosa, diano uno spunto esterno, che magari cadrebbe sulla nostra autorità, ma noi per lì non ci avremmo pensato, non l'avremmo fatto. Questo invece dà pepe al gioco, ragazzi. E hai tutti gli strumenti per dire no, guarda, questa cosa non mi sto bene. Sei bellissimo, ma no. Dai, da pepe al gioco. Esatto, anche quando... lo piano. Allora, dopo aver buttato via metà manuale in come dovremmo giocare, finalmente si inizia a giocare. Esatto. Oida. Ma perché sono importanti queste cose? Perché, ragazzi, il problema dei giochi non divertenti, non divertenti, è che purtroppo non ti spiega, cioè, non ti spiegano come giocare in maniera costruttiva. Danno per scontato che ci si trovi al tavolo e sia tutti amici e perciò felici come il puffio e gli snob. Però purtroppo a volte non è così, ma non perché la gente è stronza, semplicemente perché un gioco è un'esperienza mediata da delle regole, quindi se non segui delle regole a volte l'esperienza fa schifo. E allora, poi magari scambi questo non funzionare del gioco con problemi con i tuoi amici. Esatto, ma come dicevo la gente non è stronza, che magari non ha capito. Allora, ma noi siamo qui per giocare e adesso giocheremo. Perfetto, la preparazione comincia con la creazione dell'impiccato. Notate che prima si crea l'impiccato e poi il mondo. Di fatto Anna nel giocare l'impiccato avrà tantissimo da dire sul mondo. Ok. Cioè l'impiccato in questo gioco da sempre là. Ok. Cioè potremmo per certi versi pensare che io e Marco siamo dei GM a metà e che Anna è un giocatore. Per certi versi hanno il GM e siamo dei giocatori a metà. Guarda, queste etichette secondo me sono superate. Sono pienamente d'accordo, io sono gender fluid. Allora, sei GM fluid? Sono GM fluid. Ah, grazie, questo è il mio livello. Allora, non dirò più GMless ma GM fluid. Okay. Allora Anna, leggi tu. Scherzo, ora decidi. Ma lasciamole leggere ad Anna che ha una bellissima voce. Anche perché voi da casa volete sentire la voce di Anna, vero? È vero. Allora, ora decidi qual è il nome del tuo personaggio e descrivine brevemente solo l'aspetto fisico. Cosa c'è? Volevo dire una cosa che ho sempre pensato e che da casa mi commentavo sempre nei video. Cioè hanno una voce bellissima da attrice degli anni 50. Sì, è vero. Cos'è tipo Anna Magnani, quella che fanno i doppiaggi dei film americani. Cioè hanno una voce così, è proprio bella. Io quando sento la voce di Anna mi immagino in bianco e nero. Sì. E con quelle acconciature tipo anni 50, un po' così, tutti perfetti col coso. Esatto. Oh. Va bene, scusa per l'interruzione. Allora, sono l'invitato, mi chiamo. Cioè, vi faccio notare che c'è una lista di nomi. Sì, l'ho vista. Tra l'altro non si capisce se sono nomi maschi e nomi femminili. I nomi primi sono maschili e secondo i femminili. Ah, perché è prima i maschi e poi i femminili? Perché chiaramente i maschi sono superiori. Non d'accordo. Tanto ormai è molto tranquillo se non dirlo. Allora, cioè, il tra l'altro mondo... sembrano essere tutti di un unico sesso misto. Il mondo lo vuole. È Brinild e Brunild. Ok, scusa. Cioè si vede chiaramente che proviene dal Thorun, dai, Astrid. Scud chi lo daresti? Alla femmina? Ah sì? Sì. Allora. Beh, Grunhild è Grunhild, dai. Però io la chiamerò comunque di miei. Certo, lo puoi chiamare Moana. No, l'hanno cambiato. Olat. Oceania. Cosa? Olat. 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 Figo. Bene. Che è il mio personaggio di Skyrim. Sì. Mi chiamo Olat. Mi chiamo Olat. Del mio aspetto vi scolpirebbe. Ma qui il manuale ti dice che non puoi fare il cazzo che ti pare. Lo so. Devo descrivere l'aspetto fisico fornendo almeno 3 dettagli su di me che colpiscono un osservatore esterno ma non più di 5. È come se qualcuno passasse di lì, vedesse l'impiccato all'albero di Fassino, e 3 cose, o 4 o 5, lo colpissero dell'impiccato. Allora, te è femmina o masculo? Femmina. Ok. Perché prima abbiamo detto che i miei personaggi maschi sono stronzi, quindi è meglio. È vero, meglio femmina.
Qui deve farlo lei senza suggerimenti. No, lo deve fare lei, mi dispiace. Allora, nel frattempo io ti chiederò mentre lei ci pensa. In realtà, no, scherzi a parte, in realtà sì, potete parlarne. Però siccome siamo due maschi e una donna, sarebbe come si dice? È patriarcato. Ah, quindi sembrerebbe che noi decidessimo per lei. Esatto. Quindi io ti farò delle domande. Per esempio, da 3 a 5, perché? Allora, volete sapere perché? Sì, magari c'è una curiosità che è quella che sì, in Octane, che è un gioco di Jared Sorensen, di non mi ricordo che anno. No, lei ha scritto! Inizia scritto, controllate. Dice una cosa importante. Ragazzi, tutte le volte che fate le descrizioni del vostro personaggio, sbarodolate, aia, non rimane niente. Esatto, 2002. Ok, ha cominciato a scrivere nel 2000, ha finito nel 2002. Agli altri non rimane nulla, perché questo è vero, a noi colpiscono 3 cose, però volevo dare, diciamo, la possibilità, siccome tu decidi solo l'aspetto fisico, è proprio vietato dal regolamento, a te che c'è scritto, è di grande importanza che tu non dica nulla sul tuo passato, sul tuo carattere, sulla tua personalità. Non ti è dato decidere queste cose prima di iniziare a giocare, puoi solo scoprirle giocando. Ciò che ti è dato di sapere è solo che il tuo personaggio ha un grande potenziale. In lui alberga il valore necessario per essere un vero eroe, ma al tempo stesso anche la tracotanza in grado di determinarne la rovina. Ora, 3 a 5 mi sembrava, per esperienza personale, se io ti dico scrivi da 3 a 5 cose, tu me le scrivi, almeno 3 me le scrivi. Cioè non sono né troppo né troppo poco. Esatto. Anche perché poi rientra, non so se, non mi ricordo che manuale derivava, ma penso sia una cosa di esperienza, la famosa regola dei 3 aggettivi. Per esempio, quando un master deve descrivere per esempio la conoscevo già dagli anni 90, era un consiglio che girava già prima. C'era il manuale di Vampiri la Maschera, di sui PNG? Non saprei dirti, perché io per esempio l'ho letta in internet già negli anni 90, mi era ricordata, quando un master descrive una stanza mette dentro 3 aggettivi di sensi diversi. Allora, sono sicuro che per i PNG di Trollbe ti dice di usarne 3, ma in realtà la mia ispirazione principale è stata proprio Octane di Jared Sorensen. Tant'è che se voi controllate i miei giochi, spesso e volentieri io dico di usare 3 cose e deriva sempre da lì, perché nella mia esperienza funziona. Mi capita a volte, quando masterizzo, faccio delle demo, di trovare il giocatore sbrodolone che mi dice tutto, vediamo la rottura di palle, poi dopo non lo ascolta nessuno, lui non se ne accorge, ma non lo ascolta nessuno. Invece, se tu stai così sul pezzo, dici cose che difficilmente passano inosservate. Sì, se sono poche più di qualità. Quindi don't be cazzone, non so. Soprattutto, io sono del parere che se è una cosa importante nel gioco, va proceduralizzata. Siccome tu del tuo protagonista non determini nulla, se non come appare, va proceduralizzato. E quindi ecco qui la regola. Ok. Ok, intanto io ho finito. Quella! Figo. Io ho detto, del mio aspetto mi colpirebbe i miei capelli neri come levano, i miei occhi veloci ed attenti, il fisico asciutto scattante, l'anello d'oro a forma di serpente attorno al mio braccio. Ok. Ne hai fatti 4? Sì. Perfetto. Fanculo il tuo 3. Da 3 a 5, quindi sei perfettamente... Tra l'altro, se vedrete questa registrazione e non sapete che fare, su Twitch vedete l'impresa di Oleat su Skyrim. E da una parte si merita di essere impiccata, dall'altra ha una famiglia, convive con una donna con cui è sposata e hanno 2 figli adottivi. Ma c'è questa cosa che le donne si fanno tra loro, dove arriveremo anche i cavalli. Ma però a me piace che i cavalli possano sposarsi con le persone. Ah, pensate tra di loro? No, no, tra di loro si sposano già i cavalli. Dove mettono gli anelli? Una coda. Mentre no, non dica coda, no, per favore! Ma sai cosa? Tu stai imponendo una tua mentalità patriarcale, cavalli, che invece hanno la loro cultura. Ma scusa, anche i cavalli sono maschi e femmine. Sì, ma loro non si mettono gli anelli, che sono degli innoli inutili. Non sono sicuro che questa cosa sia fondata sulla scienza. Ma certo. Dai, sopra stendiamo quel pietoso e ricominciamo. Volevo dire che l'ispirazione della canzone del personaggio di questo gioco è ispirata a Octane, a Trollbeam e al mondo dell'Apocalisse. Tant'è che Anna ha scritto delle cose che potrebbero sembrare l'aspetto di un personaggio del mondo dell'Apocalisse. Vero? Ha detto occhi,
capelli, fisico e qualcosa che porta. Esatto. Che tra l'altro sarebbero anche, potrebbe essere anche simili a quelli di Troll Babe, in cui Troll Babe descrivi le corna, descrivi un oggetto che porti, descrivi altre cose. È quella l'ispirazione. Praticamente. Poi, ora abbiamo un nostro impiccato. Create il mondo. Qui bisogna leggere. No, quanto? 5 righe, non allora, non è vero che sono 5 righe. Leggi tu? Sì. Chi la voce figa. All'alba dei tempi, Odino, il sommo padre, creò il cielo e la terra, utilizzando per plasmarla il corpo dei giganti uccisi, i precedenti dominatori del mondo. E da allora prese a raccontare la sua storia, una storia diversa, una storia in cui lui era il salvatore e non l'oppressore, come sempre fa il vincitore di una guerra. Allo stesso modo, anche voi, che voi, ora vi troverete a creare il mondo che prenderà vita durante la vostra saga e a definire alcune cose su di esso. Prendi il sacchetto con le rune. Abbiamo il sacchetto con le rune? Attimo, prendi il sacchetto con le rune. Devo fare come Mucciaccia, fatto? Allora, fondamentalmente, perché in base le rune sono nel sacchetto, io le ho già tirate fuori per comodità. Bisogna rimuovere la runa weird e la runa senza nome, talvolta o runa bianca, cioè quella che su entrambi i lati non ha simboli. O una apocrifa. Ok, non le, sono 25 rune meno una 24. Siamo in 3, 24 diviso 3 fa 8. 8! Stavo per chiedere se siamo in 4. E non si può giocare in 4. Allora, stavo per che sono un po' pirla perché se vai avanti. Cos'è scritto? Se vai avanti a giocare capirai perché sono pirla, ma non messo nel sacchetto. Allora, di fatto adesso Anna li agita e ne dà una a testa fino a che non ne abbiamo 8. Okay. Le rune che prendi ti le tieni coperte come se fosse domino. Okay. Il manuale spiega questo. Nel frattempo io distribuisco 8 foglietti a testa. Quali le rune? Ma... ecco perché le rune, i foglietti erano 24 mentre le rune 25. Esattamente per quello. No. Cioè di fatto non credo spunto su lui. Anna aveva una domanda, ma noi gli siamo passate sopra. Non è passata. Volevi andare in bagno? No. Allora, 8 a te. Sono 8. Cioè sì, ma aspetto alla fine della partita. Ecco qui. Ne ho 6. Anch'io. 7. Ci stai dando in mano il tuo destino. Allora, fondamentalmente, adesso cosa facciamo? Dobbiamo scrivere degli spunti sui nostri foglietti che siano ispirati al significato delle rune. Questa parte di manuale non c'è perché mi avrebbe richiesto un sacco di tempo, ma semplicemente si va su un bel sito internet, si scaricano in inglese in questo caso perché in italiano non ho visto le robe fatto bene, i significati delle rune. Tu semplicemente guardi una tua runa e dici ah mi ispira questo e lo scrivi qui, sono come gli spunti mnemonici di un paio di premi in serie. Perfetto. Un gioco di Poltergeist del 2009, pubblicato in italiano da Janus Design nel 2011. Wow! Lo scrivi qui, di che cosa si tratta? Si tratta di impressioni, luoghi, oggetti, persone, la pioggia sui pini, insomma. Qualsiasi cosa che per te è evocativa, esatto, di questa saga. Praticamente tu scrivi elementi caratteristici o evocativi che poi vuoi vedere in gioco. Esatto, sono delle, delle istantanee, delle esatto. Polaroid. Devo dire altre cose. Allora, comprese la runa weird nel sacchetto, dopo per le mezzo mi mettono le rune dentro, poi i foglietti vanno nella ciotola, piegati in quattro. Allora, una volta che avete scritto lo spunto, lo piegate in quattro e su una faccia replicate la runa. Perfetto. Non è importante se è dritta, rovescio, eccetera, adesso non conta. Allo stesso modo voi
basta che in qualche modo lo spunto che scrivete riguardi quella runa. È un modo per combattere il panico da foglio bianco e oltretutto rinforza il colore del gioco, dopo vedremo come. E dicevi che ognuno deve fare le proprie e in questa fase non si condivide. In questa fase non bisognerebbe condividere, cioè di fatto i giochi in cui ci si mette troppo d'accordo sono stucchevoli, secondo me. Perché dopo diventa un volemos bene, mettiamoci d'accordo, no, decidiamo le nostre cose per i cazzi nostri. Tanto poi dopo noi giochiamo, per di fatto giocare vuol dire risolvere disaccordi per fare per trovare un'esperienza di gruppo. Ok. Allora, perfetto, andiamo avanti. Purtroppo qui saremo silenziosi, ragazzi. Sì. Vital Eroticism. È quello che penso? Sì. Allora. Forse questo l'ho cannato, però no. Cosa fai a averlo? No, in realtà non puoi averlo cannato, perché non c'è una regola. È semplicemente uno spunto tuo. Certo che scrivere uno spunto che non c'entra veramente un cazzo con la runa, te lo sconsiglio. Cioè, in realtà è vietato dalle regole. Ok. Notate che ho un metodo, metto tutto capovolto e così so quello che ho scritto. Sono quello più indietro, vero? No, io l'ho scritto una. Io l'ho fatto appena completato una, tra l'altro non posso scrivere una sopra. Ah, ho sbagliato, che testa di cazzo. Sei un pagliaccio. Sono due cose molto uguali. Vediamo se. Lo devo cambiare. No, ma tanto basta cancellare la runa, tanto ho anche l'altra, quella che mi. Qui non ne ho altre, per cui passo alla pagina 2. Nella pagina 2 non c'è quella lì. Tra l'altro, sì, tu sai che negli anni 90 esisteva un gioco che si chiamava Rune? Per computer? Sì, per PC. Lo conosco a memoria, è stato uno dei miei amori. In realtà credo che sia del 99 o del 2000. Addirittura così vecchio. Io non ci ho giocato perché avevo un computer che era ormai troppo vecchio per farlo giocare. Guarda, questo è un gioco che ho veramente amato. Antonio. Sì, ma cioè, tant'è che il mio amore per Antonio non è solo a causa della stima che provo per lui, ma deriva da quel gioco. Io sto giocando direttamente lì. Sì. Notate che il livello di soprannaturale viene fuori da solo. Sì. Allora, ho notato quando dovevo scrivere prima chiedermi quanto avrei dovuto spingere, tra virgolette, cioè quanto mi sarei potuto permettere. Però la direttiva che mi hai dato finora è che è un mondo fantasy dark. Allora, fallo. Cioè, è proprio una saga nordica. Ok. Non metterci cose che ti farebbero schifo, ma se una cosa la vuoi mettere, mettercela. Shui shui, l'allarme sfiga, l'allarme sfiga. Che poi vedo che sono molto liberi, per cui ti danno molta capacità di... Esatto. Cioè, pur dandoti uno spunto, per esempio adesso io ho letto un paio di parole e ho pensato immediatamente a una cosa che mi piacerebbe vedere in gioco. È fatto apposta. È una delle ragioni per cui ho detto, cazzo, 8 spunti. Poi in realtà tutto quello che noi facciamo adesso non viene buttato in gioco. Cioè non c'è il rischio che noi scriviamo una cosa che non sia utile o che non rientrerà in gioco. Te lo posso garantire perché ho scritto delle regole apposta perché non succeda. Magari succederà e li scriverò. Speriamo, ecco. Ah. Oh, fantastico. Ah,
Tra l'altro, come dicevamo, questo qua è un playtest, per cui è anche fatto apposta per vedere se il gioco gira, se ha problemi grossi, se ci sono cose da sistemare. Esatto. Una cosa che vi consiglio, tutte le volte che prendete stato un gioco, è di giocarlo come se fosse un gioco finito, cioè almeno nelle prime fasi. Mm-hmm. Cioè, non pensate che è un pretest, cercate di giocarlo per divertirvi. Vedete se sta in piedi. Più avanti capirete invece cosa va sistemato. Cioè, se non sta in piedi lo capirete quasi subito. Però, spesso e volentieri ho visto dei gruppi che si fermano, parlano delle meccaniche, dicono io la farei così, viene una merda. Non ottieni quello che volevi, non giochi e non ti è utile. Ti fa solo incazzare. Quando invece serve una seconda fase, quando stai cercando di capire cosa c'è di problematico. Però all'inizio puoi vedere se la casa sta in piedi. Allora, tra l'altro, quali sono, visto che siamo con un game designer, quali sono le fasi di uno che scrive un gioco? Allora, io non sono multitasking, me lo devi chiedere una volta che ho finito di scrivere le rune. Non ti preoccupare, ormai pure avanti. Mi è capitato molto spesso di vedere, anche per esperienza con altre persone che scrivono giochi, una prima fase in cui si buttano giù le idee, perché di solito un gioco nasce da o idee di meccanica o idee di storia, di narrazione, di fiction. Qualcosa che manca ad altri giochi o qualcosa che tu vorresti vedere in gioco. A quel punto cerchi di portarla, di costruirci un gioco attorno e butti giù un abbozzo di giochi. La prima cosa da fare, secondo me, per creare un gioco è giocare a tanti giochi, prima ancora di poterne scrivere uno, perché è il primo passo. Sono pienamente d'accordo, in particolare ti dico che a me dà molto fastidio quando mi chiedono dei pareri sui giochi, e lo dico qui in diretta così la gente sopra forse la smette. No, gente che non ha giocato tanti giochi, perché la risposta sarebbe: stai facendo degli errori che se avessi giocato questo gioco non faresti. Sì. Quindi fondamentalmente gli spiego che i giochi dovrebbero giocare per capire cosa vogliono veramente fare. Ti do un'indicazione, Marco, in teoria dovresti mettere il capoarte. Cioè, non è fa vedere. Dico proprio, non è veramente importante che noi non sappiamo esattamente che tu, che, cioè, quale rune hai tu, cioè non si rompe il gioco, però fa parte dell'atmosfera, sì, che si viene a creare dopo. Ok. Okay. Quindi, cioè, se tu mi dici come va giocato, ti dico va giocato così. Ok, quindi praticamente scrivo una runa, la giro verso il basso, ti poggio la runa. Esatto. Pensavo che servisse metterla verso l'alto perché c'era una meccanica per cui doveva essere come c'è. Assolutamente no, hanno stato facendo un'altra cosa intelligente, li butta direttamente là dentro. Ma lei è una donna e non bisogna imitarla. Che bello questo. Cos'hai visto? Fantastico, so già cosa scriverci. Tra l'altro hai controllato che le rune fossero giuste? Sì, sì, ho controllato. E là, bravissimo. Alcune può capitare che abbiano una grafica leggermente diversa. Questa lo dico per gli appassionati di storia della cultura, storia in generale. Bravissimo. Dovete sapere che le rune nordiche derivano dall'alfabeto etrusco. Sul serio? Siete stati voi, i vostri antenati, i veneti. Grazie. Che erano alleati dei romani e fondamentalmente commerciavano lungo la via dell'Ambra con le popolazioni fino al Baltico, no? Mm-hmm. E attraverso i contatti con queste popolazioni che avevano imparato dagli etruschi dell'Etruria settentrionale, l'alfabeto etrusco settentrionale, fondamentalmente l'alfabeto etrusco ha due distinzioni fondamentali, quello meridionale e quello settentrionale. Nella pianura padana, in Veneto, si usava quello settentrionale, ovviamente, per ragioni geografiche. E le rune hanno tutte le caratteristiche degli alfabeti etruschi settentrionali, per cui è la prova provata, lo sappiamo che è andata così. Cioè, di fatto le rune nordiche hanno un'origine non italica ma etrusca, però insomma. Sì, pensavo fossero più antiche. Ma guarda che sono belle antiche. Questo alfabeto, sì, deriva dall'alfabeto di Kuma, che è stata una delle prime due colonie greche in Italia.
Kuma e Pitecusa. Sì. E sono gli alfabeti greci rossi orientali, vengono chiamati, tipo euboici. L'Eubea è un'isola della Grecia che sta praticamente a nord-est dell'Attica. E, insomma, questa è la storia di questo alfabeto. E lo hanno, credo, mi pare che dal VI secolo, no, forse anche prima, adesso non ricordo precisamente, ma sicuramente l'hanno preso in questa maniera. Ok, mi manca una runa. È impossibile. Ti giuro, allora guarda e mi trovo. Cioè, Anna ne ha in più? No, no, mi manca nel senso che non la trovo. Non riesco a capire qual è. Ok, ah, fammela vedere. No, tanto qua. Ah, ok, è Otala. Otala, dimmi dove si trova. No, scusa, Invaz. Sai perché? Può essere scritta o solo con l'ovale oppure anche con i bracci. Ah, ok, ora ho capito. È una O, se mi ricordo. No, è una NG. Vabbè, sono indietro. Sono ancora più indietro, sì, mi sono messo a parlare, sono ancora più indietro. Sì. Dopo ti dico come faccio io per scrivere i giochi. Sì. Allora, fondamentalmente io parto sempre da... c'è qualcosa che mi colpisce. È la stessa idea che mi viene se dovessi scrivere una poesia. È un'ispirazione pura. Se vuoi qualcosa di romantico, sembra una sega mentale. Ma questo gioco è partito dall'immagine di un uomo appeso a un albero di fascio. Quella del... per dire quella del coso di Tarocchi. In che senso? Scusa? L'appeso, vedo che l'hai citato sì, anche nelle fonti. Tra l'altro l'appeso, in particolare mi riferivo al mito di Odino, però l'appeso rappresenta in qualche modo il percorso iniziatico di Odino. Tant'è che la carta dell'appeso nei tarocchi simbolicamente rappresenta il passaggio, la scoperta, è esattamente il rituale di passaggio che compie Odino per apprendere le rune. Scusa, in poche parole, mi racconti sta storia di Odino appeso, per favore? Allora, fondamentalmente, spero che mi perdonino gli appassionati, gli studiosi di mitologia nordica, se faccio degli errori, ma Odino sacrificò se stesso a se stesso, cioè si sacrificò se stesso, okay. Si offrì in sacrificio a se stesso come Dio, rimanendo per 9 giorni e 9 notti impiccato a testa in giù all'albero Yggdrasil, l'albero del mondo, l'Axis Mundi, ciò che sorregge tutti i 9 mondi. E sacrificò un suo occhio per acquisire dal pozzo di Urd 2 capacità straordinarie, quella del pensiero e della memoria. Ora, questo simbologicamente è una figata, perché tu diventi cieco da un occhio, ma acquisisci la facoltà di vedere molto più in là, attraverso la memoria, indietro, sì. Tempo. E il pensiero invece ti dà la facoltà di ragionare, di avere l'intelletto, che è una figata se ci pensi. A me queste cose fanno venire durissimo. Cioè, tipo, io potrei sollevare questo tavolo in questo momento. Voi pensate che questo tavolo abbia 4 gambe, in realtà da quella parte non ha le gambe, è Daniele che tiene su. Allora, così. Notate che possono essere anche eventi, cioè di fatto sono pezzi di fiction, eventi, oggetti, luoghi, persone, temi, sensazioni. Allora, ora che le ho fatte tutte, posso buttarle dentro, che avrei potuto farlo anche prima, però... Me ne manca solo una. Vai tranquillo. Io ti dico, per esempio, sulla creazione dei giochi hai perfettamente ragione. Allora, il primo passo, secondo me, è giocarne parecchi. La premessa per me è questa. Ognuno lo fa in maniera diversa. Io parto sempre da quello. Dall'idea che dicevi prima. Poi ti potrei spiegare il gioco in 2 parole. E l'elevator pitch, quello che scrivo ogni tanto sul mio blog, ho queste idee per questi giochi. Guarda, non li farò mai, ma mi butto qui le idee. Guarda, io ho un documento da anni su Google Drive, in cui, per esempio, le 2 righe
voglio fare un gioco in cui, prendendo ispirazione dai Pokémon, in cui i dadi sono le creature che scambi e combatti. Figo! Però sono idee che metto lì e un giorno ne prenderò. Una volta volevo fare un gioco per due giocatori, chiamarlo Specchio, in cui due giocatori giocavano a fasi alterne la vita di una persona, essendo la stessa, e alla fine solo uno dei due sopravviveva. Figo. Cioè, il problema quando crei giochi è poi avere il tempo e le risorse per portarle avanti. Per esempio, come evento, l'idea è nata grazie a Game Chef, perché ha partecipato a Game Chef, il gioco che stiamo curando io, e l'idea è molto bello, giocateci, avete già le puntate su? No, non abbiamo ancora fatto, perché poi ci sembra di sponsorizzarci. Vabbè, dai, lo faremo noi. Esatto, grazie. Per esempio, l'idea è nata da un nostro amico che doveva fare il gioco con noi e a me piacerebbe che ci fosse una lettera. E allora uno degli elementi da cui è partito il gioco era che ci fosse una lettera che i protagonisti si erano lasciati a loro stessi. Per esempio, poi vai avanti pensando cosa voglio che il gioco dica, cosa voglio che il gioco trasmetta, e metti meccaniche di mischia, mischia. Oh, acciuga. Allora, relativamente tutte le domande, perché adesso non è scherzo. Ah, no, sbaglio. Ma devo dire che un'altra cosa fondamentale è anche partecipare ai vari concorsi, contest, allora, che è una buona spinta per provare. Fondamentalmente la cosa migliore che potete fare è partecipare a un concorso. Ecco, per esempio, come vi dicevo, io ho fastidio per le persone che scrivono i giochi senza averne giocati tanti, ma queste persone possono partecipare a un concorso, dovrebbero partecipare a un concorso. Sì, allora il discorso è questo, è l'esperienza che ti aiuta a fare le cose bene. Se tu lo fai giocando a molti giochi o provando a fare molti giochi e seguendo i consigli della gente che te li gioca, secondo me comunque raggiungi un livello in cui hai coscienza per scriverne uno buono. Io odio quelli che hanno giocato a un gioco solo tutta la vita e cambiano una meccanica e dicono: oh, questo tipo ha fatto un gioco che è completamente diverso. No, io non odio nessuno. No, io proprio guarda quelli che vengono, cioè non è che li odio, perché sì, però un po' mi sembrano ingenui. Sì. Allora, nel frattempo, notate che mi ho messo dentro tutte le rune, compresa la runa bianca, la runa weird. Una domanda: adesso noi dobbiamo andare a creare il mondo o cominciamo a raccontare la storia? Cominciamo a raccontare. Allora, io farei andare Anna in ufficio che deve sbrigare delle pratiche. Non vuoi andare in ufficio a sbrigare delle pratiche? Facciamo una pausa perché tutti voi. Così facciamo andare Anna in ufficio. Esatto. Anche perché vedo che con la registrazione siamo più o meno attorno a un'ora, per cui. Sì. Ma ce la siamo presi. In realtà, allora vi dico la verità, una volta che giochiamo il primo atto, già da 5 atti, il finale, e vediamo come si interpretano le rune, ragazzi, poi dopo si gioca. Va liscia tutta la parte centrale. Ma la mia idea era di suddividere, fermarci adesso, sì, fare due puntate da, che ne so, un'ora, la prima da un'ora, la seconda un'ora e mezza, due ore, quello che va. Preferisci amore. E quindi, per il momento, da GDR Unflagged è tutto da Marco. Anna. E Daniele, quello bello. Vi aspettiamo nella seconda parte in cui vi mostreremo come si vede, come raccontiamo la storia della saga dell'impiccato. Un bel ciao di gruppo! Ciao!